Benvenuti in questo nuovo video. Continuo la serie di assaggio dei gelati. Anche stavolta mi sono affidata all'Eurospin e ho preso questo della Dolciando Big Boss Mystery, anche stavolta al cioccolato fondente e pistacchio. Pistacchio non poteva mancare per una siciliana e amante del pistacchio. Ma voi, come sapete, io lo preferisco in versione salata. Nonostante ciò, però, l'abbinamento con il cioccolato fondente mi ha molto incuriosito, per cui ho voluto provarlo. Anche in questa confezione ce ne sono tre, è scritto qui, e ognuno di essi pesa 80 grammi. Vado subito ad assaggiarlo perché, viste le temperature, rischio di bere un frullato praticamente, voglio evitare. Alla prima annusata si sente un bel odore di cioccolato fondente. Il profumo è buono, è anche questo grande più o meno come il palmo della mia mano, quindi top. Ah, dimenticavo, forse l'ho detto? No, non l'ho detto. La confezione da 3 all'Eurospin costava 99 centesimi. Quindi, assaggiamo. Sul cioccolato fondente, niente da dire, perché è buonissimo. Sto cercando di capire dov'è il pistacchio veramente. Perché guardandolo bene, il gelato mi sembra molto chiaro. Molto molto chiaro rispetto alla confezione che praticamente ci fa vedere un interno verde. Qui è davvero chiaro, chiaro, chiaro. Quindi, dov'è il pistacchio? Mi si è staccato l'intero pezzo. Così posso assaggiare meglio anche il gelato. Non tutto il male viene per nuocere. Allora, a parte il colore, che è veramente chiarissimo rispetto alla confezione. Avverto un leggerissimo sapore come mandorlato, il pistacchio proprio. Nemmeno da lontano, sinceramente. Anche questo parecchio deludente, devo dire. Insomma, il cioccolato si sta staccando praticamente tutto. Niente. Bocciato. Irrimediabilmente. Vado a posarlo, ora vi spiego perché. Ok, sono tornata. Sono andata a posarlo semplicemente perché quando ho fatto l'ultimo assaggio, quello del mystery al cioccolato bianco e biscotto, dopo ho avuto qualche problema con la pancia.
digerisco il latte molto male. Pensando che anche in questo gelato il latte sia la componente fondamentale, ho preferito evitare e fatto quindi semplicemente un assaggio, non l'ho mangiato tutto. E adesso vi vado a leggere gli ingredienti e le calorie. Quindi, gelato al pistacchio 71%, ricoperto con cioccolato fondente, cacao 58% minimo, nella percentuale del 29%. Ingredienti. Stavolta, come primo ingrediente, abbiamo sorprendentemente l'acqua. Decisamente sono sorpresa da questo ingrediente come capolista. Perché l'altra volta, se vi ricordate, c'era lo zucchero come primo ingrediente. Infatti il gelato era dolcissimo. Quindi abbiamo acqua, zucchero, latte, ovviamente, latte scremato, sciroppo di glucosio, concentrato di proteine del siero del latte, pasta di cacao, burro di cacao. Grasso di cocco, pasta di pistacchio al 2%. Quindi il pistacchio effettivamente qua si vede proprio da lontano. Comunque, poi prima i grassi del latte, i vari emulsionanti, poi c'è aroma di pistacchio, altri aromi naturali, gli stabilizzanti, eccetera, eccetera. Tra le specifiche, ovviamente, può contenere tracce di altra frutta. A guscio, beh, conservare a meno 18, ok. E quindi, come calorie, 100 grammi di questo gelato ne contengono 314, mentre invece un gelato da 80 grammi ne contiene 251. Quindi un po' di più, poco di più rispetto a quello dell'altra volta, se non ricordo male. Personalmente l'ho trovato un po' deludente, devo dire. Vedendo anche la colorazione così verdina, anche se questo verdino, insomma, forse un po' spalafrescente, mi aspettavo onestamente qualcosa di più pistacchioso. Il sapore del pistacchio è proprio leggero, 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 leggerissimo. Molto prevalente quello del cioccolato fondente e del gelato in sé, che risulta comunque sì buono, molto fresco e non eccessivamente dolce. Quindi per i miei gusti stavolta va bene, solo che ho preferito evitare per problemi di digestione. Boh, magari cercherò appunto qualche gelato a base di soia, avena, non so che tipologie di gelato senza lattosio posso trovare in giro. Magari cercherò qualcuno di questi, appunto, e lo proverò anche per avere meno fastidi successivamente. Quindi, tutto sommato, se avete voglia di un prodotto fresco, va bene, ma senza eccessive aspettative. Questo per me è un flop. Fatemi sapere invece se voi l'avete trovato e ho provato e ditemi se vi è piaciuto. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, se vi è stato utile, fatemi sapere. E fatemi sapere anche se vi va che assaggi qualche gelato in particolare. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook, vi lascerò il link sotto in descrizione. E niente, se volete continuate a seguirmi iscrivendovi al canale e attivando la campanella, così sarete aggiornati su tutti i miei nuovi video. I video di assaggio dei gelati usciranno ogni domenica alle 14 e quindi ci vediamo presto con un nuovo video assaggio o con una nuova ricetta. Un bacio, ciao!